Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti in questa giornata all'insegna delle fake news, tanto per cambiare. Datemi un check sull'audio perché vedo che è abbastanza alto, ok? Quindi ditemi se vi sto stordendo oppure no, fatemelo sapere. Comunque, al di là di quello, come vi dicevo, oggi la notizia del giorno è stata una fake news, quella di Litecoin con Walmart, che quando io l'ho letta ho detto, ma davvero, cioè, gli si è rotta la macchina del tempo, cos'è successo? Sono inciampati in un varco temporale, sono ritornati nel 2017, era uscita la notizia secondo la quale Litecoin avrebbe fatto una partnership con Walmart, che è la catena di centri commerciali, di negozi multicategoria, multisettore, una sorta di gigamagazzino, ecco, il più grande degli Stati Uniti, una partnership con Litecoin doveva introdurre la possibilità di pagare in Litecoin. E tutti sia stati cosa? Wtf? E poi di fatto si è rivelata una fake news. C'è stato un pump and dump di Litecoin, ma non solo, perché tutto il mercato ha un po' seguito, è un po' impazzito. E bellissima questa shadow, guardate, è stata annunciata la notizia, papam, Litecoin to the moon. Subito dopo c'è stato subito un po' di scetticismo e subito dopo è stata negata e Litecoin è dumpato. Ma la cosa, cioè, strana, perché se la notizia fosse saltata fuori solo da un profilo Twitter o chissà chi, uno dice vabbè, la classica fake news senza particolare senso, ma anche delle fonti attendibili come Yahoo Finance, Reuters hanno condiviso la notizia e quindi uno era tendeva a pensare, detto, seppure loro si mettono a condividere fake news non ci si può più fidare di nessuno. E infatti eccoci, benvenuti nelle cripto, anche questo fa parte delle cripto. Comunque, a parte questo, l'altra cosa con cui mi piaceva aprire la live di oggi era questa intervista a MicroStrategy, non so se l'avete vista, dove hanno intervistato Michael Saylor, gli hanno detto salve signor Saylor, che è il CEO di MicroStrategy, voi cosa fate di bello come azienda? Compriamo Bitcoin. Ah bene, bello, e poi? Compriamo ancora Bitcoin. No, scherzo, ma al di là, cioè lo scherzo è perché il nostro Michael Saylor, eroe nazionale, anche oggi ha comprato, ha fatto un buy non the deep in realtà, perché poi ha dippato ancora un po', però ha aggiunto altri Bitcoin, aspettate che vi dico anche quanti, perché la cosa più, cioè, che lascia più basiti è proprio la quantità di Bitcoin posseduti da Michael Saylor, guardate, andiamolo a prendere subito. Qualcosa come più di 5 miliardi di dollari in Bitcoin, eccolo qui, guardate, altri 5.050 Bitcoin acquistati oggi all'incirca $48.000 di prezzo e il totale hanno 114.000 Bitcoin con un prezzo medio di $27.700, quindi in sostanza sono in profitto più o meno del 50%, 5 miliardi di dollari e passa di Bitcoin. Infatti io aprirei con questa domanda, cioè secondo voi si stanno esponendo a rischi enormi considerando anche che hanno venduto titoli di debito in passato per acquistare Bitcoin, oppure sono dei geni stramaledetti? Non lo so, ditemelo voi nella chat che ne discutiamo. Queste le principali notizie di oggi. La situazione invece lato mercato di Bitcoin è un po' incerta, è un po' dubbia, perché non si capisce bene le intenzioni che ha, è andato di nuovo ad attaccare, vedete, vi ricordate questo supporto che stiamo tenendo d'occhio molto da vicino, i nostri 44-45 mila, che è la zona che deve resistere se non vogliamo compromettere la struttura. Avevamo detto questo dump ci preoccupa per adesso fino a un certo punto, perché è vero, è una mazzata, è stato un bello storno, però la struttura per il momento è ancora integra. Questo blocco, questa zona di prezzo, è il blocco di top nel quale stiamo navigando ora e per ora rimane appunto un range. È vero, c'è stato questo falso breakout, però finché tiene questo supporto, perlomeno appunto il low non è violato. Se al contrario verrà violato il low, vedete, tac, avremmo un'inversione di struttura, quindi dovremmo andare a vedere dove farà il prossimo low, ma intanto avremmo fatto un lower high, quindi la situazione cambierebbe. Pertanto siamo ancora lì un po' in bilico con questo supporto a 44-45 mila che deve tenere, ma a questo ci arriveremo dopo, cercheremo di capire come sempre i vari scenari.
azionari, no sfera di cristallo, sì analisi. Quindi io faccio, d'ora in poi farò sempre questa premessa, mi raccomando, queste analisi dei grafici non prevedono il futuro, analizzano diversi scenari che possono accadere, le condizioni e come io mi comporterei in base a ognuno di questi scenari. Quindi se andiamo a rompere la struttura, comprometterla, se la teniamo, se facciamo nuovi massimi, ognuno ha un approccio a sé perché comporta diverse probabilità di continuazione rialzista, di pausa o di continuazione ribassista. Questo è un po' l'obiettivo di ogni analisi che facciamo. Al di là di questo, altcoin prosciugate anche loro, perché quando il mercato è così un po' scosso e un po' indeciso, le altcoin ne risentono. In questo periodo ne stanno risentendo tutte, anche perché molte erano parecchio estese, e assieme a loro ne risentono, non so se avete notato, gli APY su varie piattaforme di rendita, le DeFi, in particolare sulle DeFi che si basavano su chain molto estese. Qualcuno ha detto Solana, non lo so, io l'ho sentito, e che erano APY che chiaramente non potevano durare per sempre. Vediamo bene anche quello, e poi sto raccogliendo un po' di vostre richieste per i prossimi video, e fatemele anche qua nei commenti del video di oggi, oppure in chat live se siete qua su Twitch. Le richieste principali che ho visto che vi interessano sono Arbitrum, di cui ne parleremo, sono Algorand, di cui parleremo anche di quello, vorrei coprire tutti i layer 1, quindi anche Phantom mi piacerebbe trattarlo, e Elrond, quindi i gold mi piacerebbe trattare anche quello, vorrei coprirli tutti, ripeto, quindi un po' alla volta ci arriviamo, non preoccupatevi, è solo questione di tempo, ma li copriamo tutti con tanto di tutorial, di come si usano, insomma sapete bene come abbiamo fatto in passato con Solana, Terra, eccetera. Adesso lo facciamo anche per le altre. Molti di voi mi hanno chiesto anche un tutorial più pratico su Solana, e se vi va lo possiamo fare. Cioè, non richiede tutto questo impegno, perché è molto simile anche alle altre DeFi, però se proprio lo volete io sono qui apposta alla fine per darvi una mano, quindi faremo anche quello. Comunque, al di là di questo, oggi vi ho selezionato qualche notizia, qualche pillola di cui parleremo, che condividerò con voi, poi come sempre spazio alle vostre domande, quindi siate belli carichi e belli gasati, perché queste live dipendono da voi. Tra l'altro, una cosa che mi gasa è che siamo tornati più di 1000, ragazzi, 1040. Questi sono i momenti che mi piacciono, i bull market di quante persone ci sono in live, più di quelli di Bitcoin. Comunque, allora, io qua vedo che dite tutorial per newbie, Mina, bravo anche Mina, ne parleremo, un altro layer one, tutorial su Polkadot e il mondo Polkadot, anche di quello ne parleremo, però quello magari dopo. Io al momento volevo parlare di più dei vari layer one, vorrei proprio trattarli tutti, cioè spiegare come funzionano, perché uno si chiede, ma com'è che ne esistono così tanti, no? Quindi dare un senso ad ogni layer one e un piccolo tutorial per capire, cielo, bravo anche quello, per capire come funzionano. Io aspetto molto Algorand e Elrond. Guarda, Algorand ci sto già lavorando, quindi arriverà molto presto. Dopo va su YouTube questa live? Assolutamente sì. Quindi VET ne abbiamo già parlato, ho già fatto il video, se cerchi VeChain lo dovresti trovare. Bene, allora partiamo subito adesso con le pillole, le notizie che vi ho trovato, e poi a voi la parola. Allora, Michael Saylor lo cassiamo un attimo, l'abbiamo già menzionato. Ecco, allora, questo è un evento che vi condivido. Il prossimo 21 di settembre ci sarà un evento sulla DeFi, penso che sia un evento online, non ho visto bene, mi è capitato poco fa, ve lo volevo subito condividere, dove parteciperanno tutte le varie piattaforme, cioè esponenti delle varie piattaforme che orbitano intorno al mondo della DeFi, che è la DeFi su Terra, no? Ok, quindi che coinvolge in qualche modo la chain Terra. Ed è bello perché al suo interno c'è dentro, se guardate bene, Saber, e quindi penso ci siano molte sinergie tra Terra e Solana, la cosa mi piace assolutamente tanto, e che dire, vai, è inutile che vi dica quanto mi gasa l'ecosistema Terra, perché anche se ultimamente non ne abbiamo più parlato con la stessa assiduità di quanto lo facevamo prima, è perché abbiamo esaurito ormai tutte le piattaforme, tutte le cose, ma per quanto mi riguarda rimane sempre top, cioè le strategie di cui abbiamo parlato, del farming su Mirror, l'utilizzo di Anchor,
hardcore, cioè sono sempre assolutamente top. Pylon, io sto ancora, ho ancora lì nel pool del token di Pylon, il token Mino, ho sempre la liquidità lì, perché rimane tutto esattamente così com'è, valido come sempre. Mentre, ecco, visto che stiamo parlando di APY e di DeFi, non so se avete notato ad esempio che sono calati gli APY su Sunny, sono calati gli APY su Saber, perché una delle domande che mi facevate un po' di tempo fa con molta frequenza, quando gli APY su Sunny erano a tre cifre come minimo, era: ma com'è possibile? Cioè, ma quali sono i rischi di questa cosa? Allora, su Solana ci sono rischi minori che su Ethereum. Per quale motivo? Perché uno dei problemi grossi di Ethereum è Solidity. Solidity è un linguaggio di programmazione che si espone molto a bug, exploit e problemi del genere, perché è Turing complete, come si suol dire, quindi sostanza gli puoi far fare quasi qualsiasi cosa in base agli input che gli dai, e soprattutto è open source, quindi gli smart contract sono visibili a tutti. C'è chi dice che è un pro, anzi un must, tenere open source queste applicazioni. Qualcuno dice: ma sì, bello, ma fino a un certo punto, perché se un attore malevolo, no, vuole andarci a bucare, vede le debolezze e ci buca. E in effetti è successo parecchie volte. Solana è closed source tendenzialmente ed è in un altro linguaggio di programmazione che è Rust, quindi non è la stessa cosa a livello di rischio, perché se viene esploitato Solana probabilmente è un inside job, quindi qualcuno da dentro che conosce, e quindi il rischio chiaramente è minore da questo punto di vista. L'altro rischio, che è un rischio tra virgolette, è il rischio legato all'andamento delle coin che vengono farmate, no? Quindi Sunny o SBR. Chiaramente, finché il bull market estende, no, tutto il mondo Solana in FOMO, tutto sale in una maniera atroce, anche Sunny e SBR, nonostante siano coin da farm and dump, cioè io ho sempre agito in questo modo, continuavano a salire, ok? Perché comunque c'è FOMO in generale. Allora uno magari dice: bene, mi sono perso Solana, andiamo a comprare Radium, andiamo a comprare Sunny, Saber, tutte quelle cose del mondo Solana, che non è un approccio giustissimo, cioè... Perché, ok, Solana è un conto, è la chain, un discorso di investimento. Sunny, Saber, così, sono coin che non hanno il valore che ha Sol, cioè sono coin nate per essere farmate e dumpate, vengono distribuite in maniera abbastanza aggressiva, no, a chi farma, ci sono degli incentivi molto forti. E quello che accade è che poi, quando un attimino il mercato inciampa, fa un passettino indietro, succede che dumpano, ok? Quindi adesso vediamo se mi fa vedere il grafico oppure no. Ecco, guardate che cosa accade, cioè questi sono i grafici che saltano fuori, e questo è un grafico con candele di un'ora, quindi siamo arrivati a un massimo di quasi 20 centesimi, adesso siamo a 7, ok? Quindi è all'ennesima potenza, è un movimento speculativo all'ennesima potenza. Motivo per cui io non holdo tendenzialmente quasi mai le coin che farmo, questo è un po' il mio punto di vista, e motivo per cui sono calati così tanto gli APY. Quando valeva tre volte tanto, gli APY erano tre volte più alti, perché la ricompensa viene data in token Sunny. Vedete, se ci mettete il puntatore ve lo mostra. Se Sunny vale un terzo, gli APY sono un terzo. Tutto lì. Questo è il principale rischio, quindi, di avere opportunità migliori altrove. Saber uguale, vedete, gli APY sono calati abbastanza, e poi chiaramente ci si chiede a un certo punto: bene, se un pool non mi rende più quello che, cioè un APY valido, allora piuttosto mi sposto su Anchor, mi sposto su Mirror, mi sposto altrove, ci sono delle validissime alternative. Poi procediamo sempre sul mondo DeFi, per non cambiare troppo topic, con Kronos, che un'altra serie di domande che vedo spesso è: ma Kronos cosa, cioè come funziona, quando esce, avrà il suo token, mi avete chiesto. Kronos è la chain, per chi non lo sapesse, una side chain della crypto.org chain, che è la blockchain di crypto.com, che sarà compatibile con gli smart contract Ethereum, quindi con Solidity e quant'altro. Stanno uscendo adesso un po' di mattoncini, è stato annunciato che il 19 ottobre lancerà la mainnet di Kronos, quindi con piena compatibilità e funzionalità, e nel frattempo, quindi loro si sta muovendo molto bene in questi termini, nel frattempo
stanno già ultimando il bridge, quindi per saltare da Kronos, Crypto.org, Ethereum, quindi per fare i passaggi di token tra queste chain, e c'è già questo VVS Finance che è il primo automatic market maker su Kronos, quindi il primo DEX. E cosa volete di più? Generous community rewards, high yield farming opportunities, abbiamo tutto quello che ci serve per cominciare a farmare. No, scherzi a parte, io credo che sulla Kronos chain ci sarà da divertirsi come farmer. Sul token non lo so se poi ne erogheranno un altro oppure no, magari sì. È tutto da vedere e per ora non è stato annunciato nulla. Credo che ci sarà sempre CRO come token da gas, no? Quindi da il token che si spende per fare le transazioni sarà sempre CRO, il che gli dà valore, perché comunque cresce la chain, crescono le transazioni, cresce la chain, cresce il valore intrinseco di CRO, quindi non può che essere una cosa positiva. Quindi che dire, qua è tutto quello che c'è da sapere per il momento. La chain uscirà a ottobre, credo che da qui ad ottobre vedremo tante novità e tante piattaforme già pronte, se non al day one quasi, perché ripeto, Crypto.com quando fa una cosa la fa bene, e quindi io non vedo l'ora, che dire, io mi sono segnato la data e non vedo l'ora di cominciare a farmare anche qua sopra. E poi dunque, avevo qualcos'altro? Ah sì, Arbitrum, giusto, dovevamo parlare, vi faccio un piccolo accenno ad Arbitrum. Non vuole essere un'analisi tecnica da un punto di vista microscopico di Arbitrum, ma solo un accenno di che cos'è. Allora, si chiamano Optimistic Rollups e vi consiglio, aspettate, vi faccio leggere un bel thread su Twitter su cosa sono gli Optimistic Rollups, spiegato veramente semplice. Ne avevamo parlato, eccolo qua, guardate, ne avevamo parlato un po' di tempo fa, però qua è spiegato bene, sono 15 tweet legati che spiegano un po' come funzionano gli Optimistic Rollups. Ve lo riassumo in tre parole, ma vi condivido anche questo thread perché vale la pena, ripeto, leggerlo. Eccovelo qua, tac. E sostanzialmente gli Optimistic Rollups è una soluzione layer 2, quindi c'è Ethereum che è il layer 1, layer 2 sopra Ethereum che comunica ogni tanto con layer 1 per andare a fare il settlement di alcune transazioni, quindi ogni tanto c'è un checkpoint su Ethereum per mantenere la sicurezza, l'integrità e la decentralizzazione di Ethereum. Però tutto il lavoro oneroso viene spostato su il layer 2, Arbitrum, ok? Quindi questo è a grandissimo livello il funzionamento di Arbitrum e degli Optimistic Rollups. L'operazione di rollup è proprio il prendere, no, tutte quelle operazioni cariche computazionalmente, come le funzioni degli smart contract, eccetera, e portarle su layer 2. Su layer 1 tieni solo l'indispensabile per garantire la sicurezza della chain. Dateci una letta, è interessante. Non c'è il token di Arbitrum, attenzione a non cadere in scam, non c'è ancora il token. E qua salta fuori un altro discorso che io ho, al quale ho pensato e vi condivido, è una pensata che ho avuto, non sono stato l'unico ad averla, non ho scoperto niente di strano, ma ultimamente stanno avvenendo degli airdrop. In passato è accaduto con Uniswap, poi è accaduto con One Inch, poi è accaduto con, cos'era, ce n'erano anche degli altri, non me li ricordo, però è successo più volte, Instadep, insomma varie volte, no? Quando è che sono avvenuti? Quando c'era una piattaforma di DeFi che non aveva un token all'inizio e ha iniziato a funzionare, a macinare tanta liquidità, e poi ha detto, sa, facciamo un token, no? Creiamo una DAO, inventiamoci qualcosa per andare a fare un token. No, scherzi a parte, all'inizio non avevano un token, poi davvero l'hanno creato con la scusa della DAO per fare una governance e l'hanno airdroppato agli utenti delle piattaforme. Quindi, ad esempio, tutti gli utilizzatori di Uniswap in un certo periodo temporale si erano visti airdroppati 1000 passa dollari di token, che poi sono arrivati a valer molto di più. One Inch uguale, DYDX, DYDX, che era un'altra piattaforma DeFi che aveva lanciato da poco su un layer 2, ha airdroppato a tutti coloro che l'hanno utilizzato in un certo periodo di tempo su quel layer 2, ma una quantità di token che alcuni hanno ricevuto più di $1 milione in token. Ovvio, non sarebbe mai stato il nostro caso, era il caso di balene che hanno iperutilizzato la piattaforma, ma questo per dire che
spesso avviene un airdrop di token da parte di nuove piattaforme DeFi o piattaforme che non l'hanno mai avuto o magari piattaforme che vanno sui layer 2 o magari i layer 2 stessi, vedi Arbitrum, che di punto in bianco decidono di creare una DAO, creare un governance token, dropparlo a tutti gli utenti e quindi se uno interagisce con 20 address, 100 address, si becca 100 airdrop. Cioè se con One Inch o con Uniswap io prendevo 100 address diversi e facevo transazioni al tempo, prima ovviamente dell'airdrop del token, io mi beccavo 100 airdrop, capito il senso? Questo. Ecco, e l'ultimo che è saltato fuori è quello sul bridge, sull'Avalanche Bridge. Mi pare che ne avevamo parlato nel nostro video su Avalanche, è il bridge in sostanza per passare, no, i token da Ethereum ad Avalanche banalmente, e tutti gli address che hanno interagito con questo bridge in passato, non mi ricordo adesso qual è, c'è anche qui una finestra temporale, si sono puppati 1500 o 2000 dollari di token ogni address, ok? Quindi se voi bridgeavate con 50 address diversi vi beccavate 50 airdrop. Con questo non voglio dire adesso di usare mille address e usare tutte le piattaforme DeFi che esistono, perché altrimenti uno diventa scemo, no? Però questo potrebbe essere un piccolo trend, no? Qualcosa a cui pensare. Quindi io ho riflettuto in questo modo. Allora, c'è Arbitrum adesso che sta attirando molte piattaforme. Arbitrum non ha un token, chissà, magari prima o poi ce lo avrà, non si può sapere, magari non ce l'avrà mai o magari ce lo avrà e non lo airdropperà. Però non costa nulla magari provare con un dollaro, due dollari, cinque dollari a fare qualche transazione con le piattaforme DeFi che ci saltano fuori. Metti liquidità, togli liquidità, fai uno swap così, tac, giusto per giochicchiarci un po' e magari se in futuro faranno l'airdrop ce lo becchiamo anche noi. Un'altra che non ha mai avuto il token e io non riesco a capacitarmi di ciò è Set Protocol, ok? Token Sets, vi ricordate? Tra l'altro era una piattaforma che a me piace un sacco perché sono gli indici, no? Gli indici DeFi autogestiti con ribilanciamento, cioè i Set, non so se vi ricordate, non ha un token, cioè non lo so, mi sembra così strano che non abbia un token. E quindi io dico, boh, prima o poi lo farà? Se lo farà, io ci ho già interagito più che volentieri, però qualche interazioncina in più, quasi quasi. Comunque, questo per dire, tenete d'occhio questa possibilità. Non voglio dire assolutamente, non diventateci pazzi, cioè, come sempre, bisogna avere un po' di razionalità nelle cose. Non che adesso, da oggi alla prossima settimana, ogni giorno provate con 100 address diversi a fare cose su tutte le chain, che poi vi incasinate e diventate matti. Però considerate, no? Fate la vostra analisi su quali piattaforme potrebbero erogare un token. Io ve l'ho detto, Token Sets ce l'ho lì, è da mo' che non ha il token e non l'ha ancora fatto. Token Sets, Arbitrum, i vari bridge che salteranno fuori per Arb, non lo so, vediamo, bisogna di volta in volta magari condividiamo queste riflessioni insieme. Io ve lo volevo solo dire per darvi uno spunto di riflessione, non per dirvi fate una cosa, fatene un'altra, come sempre, però credo che sia utile a tutti. Poi dunque, che altro? Vabbè, Arbitrum che è cresciuto un sacco nel frattempo, perché molte piattaforme DeFi adesso vogliono andare su Arbitrum, era atteso veramente da tanto. Walmart ne abbiamo parlato, Interactive Brokers che introduce il trading di crypto tramite Paxos, che insomma è quello di Pax Gold, quello di Paxos, la stablecoin, è un intermediario regolamentato negli Stati Uniti e tra l'altro sì, è anche lo stesso che fornisce la liquidità a PayPal, quindi stiamo sempre parlando di loro. Paxos tramite Hitbit, che è una sua sussidiaria, insomma, una sua compagnia. E questo è tutto in realtà. Per quanto riguarda le notizie, ho bisogno d'acqua. Per ora è tutto e direi che passiamo la parola a voi. Nel frattempo Atom è in controtendenza ed è l'unico che sta spingendo con dei bei nuovi massimi come si deve. Bravo Atom, sottovalutatom. Procediamo. Allora. Eccoci qua. Partiamo dall'alto o dal basso? Non lo so.
Cosa ne pensi di Osmosis? A me sembra molto promettente, molto bello Osmosis, anche Emerys, che è l'altra piattaforma di DeFi su Atom. Credo siano destinate a salire. Hai partecipato alla vendita iniziale di Star Atlas? Ci ho provato, ma non ci sono riuscito, guarda caso, che iella maledetta. Cosa ne pensi di DOT ora? Sta performando molto bene a mio parere. Allora, te lo dico subitissimo. DOT BTC sta performando bene, è vero, ha fatto questo bel break retest qua giù, guardate questa zona, questa è una zona settimanale, torniamo quindi sul suo riferimento, ha fatto il suo reclaim retest, pam, retest ancora anche la settimana dopo e adesso sta andando avanti. Per il momento abbiamo anche un superamento di questi due livelli, 7606 giù di lì, e l'ha già anche retestato addirittura, quindi anche qua siamo veramente in uptrend. La prossima resistenza è qui a 9100 sat e si tratta veramente di un uptrend, perché guardate, i massimi e i minimi sono entrambi crescenti, ha un canale pulitissimo crescente su time frame settimanale, quindi è assolutamente in trend positivo DOT, nulla da eccepire proprio su DOT. Attenzione a non fare acquisti affrettati in un punto specifico, perché a parte rari casi è difficile che ne valga la pena, però tenerlo d'occhio e fare qualche buy the dip non potrebbe non essere una cattiva idea. Ciao Luca, a me Parrot sta facendo airdrop di PRT, ma sono bloccati sulla piattaforma e dipende per come, cioè cosa, come si dice, cosa, cioè quale airdrop stai partecipando, che ci sono diversi metodi, magari ne facciamo un post su Telegram dedicato. Poi allora aspettate che vado un po' su a leggere anche qualche domanda dall'alto, cioè dopo molto tempo riesco a vederti in live, spero di essere ancora in tempo, volevo chiederti alcuni tuoi pareri aggiornati su Sovereign, magari anche a livello di analisi tecnica. Allora io ti dico la verità, sottovoce l'avevo dampato un po' di tempo fa perché poi non l'avevo più seguito, era la piattaforma DeFi su RSK Rootstock, che ha un layer 2 di Bitcoin, e mi aveva gasato, io avevo partecipato proprio all'inizio, no? Alla vendita iniziale, quando avevo fatto il video, ve l'avevo condiviso, aveva fatto bei numeri, poi l'ho detto vabbè senti, dampiamolo, che non si sa mai, e non l'avevo più seguito, però magari mi vado ad aggiornare, perché no? Prova ad andare a vedere Solfarm, che unisce i pool di liquidità di Saber con quelli di Sunny facendo auto compound, verissimo. Allora Solfarm l'avevamo accennato l'ultima volta col suo token Tulip, tra l'altro, tac, eccoci. Allora, ci sono varie tipologie, tra l'altro, di rendita qua su Solfarm, tutte molto interessanti. Allora, la più easy è quella lending, cioè tu metti liquidità e ricevi un APY, perché tu, qua c'è anche il leverage farming, il farming in leva, un po' come con Alpha Omora, con Alpaca, tutte quelle piattaforme lì, no? Il che vuol dire il prendere in prestito fondi da Solfarm, in questo caso, e usarli per farmare con ancora più capitale, no? Di quello che si ha. E sostanzialmente c'è all'interno quindi una piattaforma di lending dove tu vai a depositare fondi e Solfarm li usa per prestarli a chi fa farming in leva. E ci sono dei rendimenti abbastanza interessanti, 14% su USDC, 10% su USDT, 57% su Ray, shortatissimo, 56% su Polis, insomma ce ne sono di interessanti. Poi chiaramente ci sono livelli di rischio diversi tra le stablecoin e tra il mettere Ray o Polis, che hanno una volatilità completamente differente e sono shortatissimi, guardate il tasso di utilizzo di Polis. E quindi questo è uno. Poi ci sono i Vault, che non sono in leva, quindi è un auto compound banalmente, come dicevate giustamente voi, e in sostanza voi andate a dare liquidità su Solfarm qua dentro e c'è una piccola fee sui profitti, quindi non sull'intero capitale, sui profitti, e in cambio lui vi fa tutto l'auto compound da solo. Quindi esempio, c'è il pool MSOL Sol che utilizza Saber e Sunny, quindi fa automaticamente farm and dump in sostanza, e voi vi trovate la liquidità con un APY del 25% su questo pool direttamente in token LP, ok, con un po' di fee che si trattiene Solfarm, e questo vale per molti pool, quindi questi Vault sono molto interessanti. Sulle stable, guardate UST, USDC, abbiamo un bel 38%, che non è affatto male. In questo modo non si è esposti alla volatilità di Sunny e di SBR. Si paga una fee
come controindicazione, diciamo, e non si deve continuare a dampare il token e aggiungere liquidità, quindi ci tira via un po' di sbattimenti, ecco, diciamola così. Poi ci sono alcuni pool ovviamente con rischio più alto, con il 150% di APY, non so se ne vale la pena sinceramente, perché se è vero che comunque si potrebbe andare a shortare come copertura, che ne so, Atlas per dire, andiamo a vedere, ci dovrebbe essere... c'è il perpetual su FTX, il future mi pare che non ci sia ancora, però se noi andiamo ad esempio a vedere Atlas Perp, eccolo qua, vedete che insomma noi lo possiamo shortare, il funding per adesso è positivo, però beh, bisogna tenere d'occhio il funding, quindi si può andare a farmare ad esempio, dov'è? L'ho perso, Atlas USDC. Eccolo, Atlas USDC al 150% di APY, shortiamo Atlas come copertura più o meno al 50%, anche se in teoria poi se Atlas scende bisognerebbe incrementare lo short perché non è lineare poi l'andamento, c'è anche la impermanent loss da considerare, però non c'ha una copertura totale, quindi uno short al 50% ma un po' ci copre. Però l'APY non è stellare, perché poi dall'altra parte abbiamo anche il rischio del funding, quindi queste sono le variabili da tenere in considerazione. È un'operatività da pro, quindi non chiedetemi spiegacela da zero, perché se non capite certi termini come il funding, come l'impermanent loss e quant'altro, non usate questa operatività, mi raccomando, altrimenti otterrete solo delle perdite. Partite dalle basi, no? Abbiamo fatto tanti video sulla DeFi, li trovate tutti, c'è anche la playlist sul mio canale, se andate ve lo mostro, guardate, se voi andate sul mio canale e andate a selezionare il tuo canale, qua lo vedo io, voi aprite soltanto il canale, andate qua sotto, vedete ci sono alcune playlist, una delle quali è DeFi e rendite passive, voi dateci uno sguardo anche a quelle più indietro magari, si trattano temi come la impermanent loss, temi come i pool di liquidità, che cosa sono, come funzionano, non è che posso ovviamente ripeterli ogni volta, altrimenti sono delle mezz'ore di video, no? Quindi se volete masticare un po' le basi della DeFi, partite da lì e poi arrivate alle cose un po' più pro come operatività di questo genere. Non voglio andare off topic comunque, vi mostro l'ultima cosa, il leverage farming, che è in leva, quindi c'è un ulteriore rischio che è quello della liquidazione. In sostanza, guardate, l'esempio è Atlas USDC, no? 1106% di APY, bomba, bellissimo, leva 3 però, attenzione. Questo cosa vuol dire? L'operatività funziona in questo modo. Io prendo in prestito, se lo sottolineo scompare, ma qua c'è scritto borrowing interest, quindi io ho 1000, prendo in prestito 2000 di una delle due coin del pool e farmo a 3 per, ok? Cosa succede? Se prendo in prestito USDC, quello che succede è che io devo restituire, sempre se ho 1000, devo restituire 2000 USDC. Quindi se Atlas mi dovesse dampare, io ho la liquidità sul pool Atlas USDC, quindi è distribuita, metà in Atlas e metà USDC. Se Atlas dampa, il valore del pool, della mia parte del pool, cala. E quindi c'è il rischio che io non ho più i 2000 USDC da restituire alla fine. C'è un livello di liquidazione che, se non erro, si aggira intorno al, non mi ricordo, non voglio dirvi una cavolata, però se io raggiungo un limite tra il controvalore della mia posizione e ciò che devo restituire, si avvicina un limite, scende, lui mi liquida, tac, secco. Non deve succedere perché è una bella perdita quella. Se al contrario prendo in prestito Atlas, vengo liquidato se Atlas pompa, perché io sto prendendo in prestito $2000 di Atlas, se Atlas pompa, questi $2000 di Atlas, che sono, supponiamo che valga un dollaro, 2000 Atlas, se Atlas poi va a valere $2, io devo sempre restituire 2000 Atlas e quindi rischio di non riuscirci più perché io sono metà su Atlas e metà su USDC. Spero che sia chiara questa parentesi. Quello che vi voglio dire è: non usate il leverage farming se non avete ben chiaro quello che state facendo. Se ce l'avete chiaro, anche qua può essere utile, comodo, intelligente, con le dovute cautele, farlo con una copertura eventualmente. Qui ci sono a volte degli APY talmente alti che potrebbero giustificare
Anche la copertura short, uno dice si paga il funding ma comunque ha un APY notevole. Il rischio è la liquidazione, cioè se come oggi per dire o come altre volte nelle cripto succede c'è un pump o un dump repentino, a seconda della coin che io ho preso in prestito rischio di vedermi liquidato in un batter d'occhio. Non deve succedere, mi raccomando, comunque anche se succede, cioè devo avere una strategia che comprenda anche quella possibilità, davvero, mi raccomando, non fatelo con leggerezza. Poi, dunque, procediamo un attimo ancora con le domande, vediamo dove siamo finiti, con una media di $40 di gas per transazione sul bridge, sì, purtroppo con Ethereum è così al momento, è veramente devastante. Vorrei sapere cosa ne pensi delle app di Forex che ti danno dei segnali e le indicazioni per i vari movimenti. Guarda, io sui segnali di trading sono sempre molto molto scettico perché non lo so, cioè condividere i segnali nei gruppi a pagamento, non lo so, non mi ha mai convinto come cosa, cioè chi lo fa, non lo so, forse non lo so, non mi convince, io non lo farei, ecco, questo è il mio pensiero. Poi l'unico problema è che le fee per fare anche uno solo swap sono altissime, è vero, magari sui layer 2 no, e effettivamente sì, è vero, cioè su Ethereum layer 1 le fee, cioè bisogna beccare i momenti in cui le fee sono basse ovviamente. Poi mi sa che è roba da balene, esatto, io ancora non ho mai usato DeFi, ma che capitale serve? Guarda, dipende, cioè se lo fai su Ethereum ovviamente serve un capitale alto, altrimenti ti spenna con le fee, se invece lo fai sui layer 2 o su Solana, su altre chain, non è più così un problema il capitale, ovviamente i rendimenti sono in percentuale, quindi se metti 100 guadagni il 20% l'anno, cioè su 100 è 20, su 1200 e così via, quindi è quello il discorso. Su quale layer 1 consigli di investire? Allora, io ovviamente non consiglio mai nulla, ragionate sempre con la vostra testa, perché investire è una cosa propria, no? Una decisione che deve venire da te e non da qualcun altro, perché insomma investire è, cioè, una delle cose più importanti che uno deve fare. Io personalmente, lo sapete in cosa ho investito, ve lo condivido in maniera molto trasparente con tanto di motivazioni, ma vi prego non prendetelo mai come un segnale che dovete farlo anche voi, prendetelo magari come uno spunto, dire ah, ha investito in Terra, non lo so, come mai, andiamocelo a studiare, poi magari dite ah, ma è stato un pirla, a me non piace Terra, non ci investo, oppure dite ah guarda bello interessante quasi quasi, però deve venire da voi non da me, mi raccomando, se no è veramente un disastro. Luke, devo andare a calcetto adesso, mi puoi fare un'analisi di cielo? Io ci stravedo, volentieri, dai, ti lascio andare a calcetto. Allora, cielo Bitcoin, partiamo dal settimanale che purtroppo è bruttino. Vedo che ha avuto un picco di FOMO pure lui, le scorse settimane, nella FOMO dei layer 1 e simili. Abbiamo un livello qua settimanale abbastanza importante che è 10.800 qua sopra. Poi abbiamo un range low invece qua giù a 6.300 e questo è un po' il settimanale. Andiamo a vedere il daily se abbiamo il qualcosa di più bello. Sul settimanale per il momento non è che sia bellissimo come grafico. Sul daily abbiamo un bel po' di tentativi, guardate quante volte ha provato a bucare questa resistenza a 10.000, ma è osticissima. E che dire, io avrei anche paura tra l'altro se la ribuca, perché guardate, c'è, cioè anche qua la bucata sembrava veramente fatta e poi in realtà è stato un falso break pure qui. Qui sembra che adesso stia tenendo un po' di minimi crescenti, però io sinceramente, fin tanto che non vedo un bel settimanale chiudere qua fuori, non ci aprirei una posizione. E comunque attenzione, perché abbiamo precedentemente un downtrend, quindi è vero che questa fase laterale al momento domina perché temporalmente è la più lunga, la più presente, però comunque veniamo da un dump, da un ribasso, quindi io prima, cioè io per aprire una posizione vorrei vedere innanzitutto un settimanale che chiude sopra i 12.000 sat e poi valuterei sul daily in base alla price action un retest, un qualcosa del genere, lato speculativo ovviamente, lato investimento le cose cambiano perché il grafico ci interessa fino a un certo punto, anzi lato investimento bisognerebbe essere contenti se il prezzo scende in teoria, così i nostri pack vanno a mediare meglio, però vabbè questo è un altro discorso. Poi procediamo.
Procediamo un po'. Cosa ne pensi di AMP? Non la conosco AMP, lo sai? AMP? Non, che coin è AMP? Fammi un po' vedere. Fammi un po' vedere AMP BTC. Non c'è neanche su Binance. Oddio, il grafico non è neanche malaccio, tutto sommato. Adesso sta retestando un livello chiave, però non la conosco. Giuro che non ho la più pallida idea di cosa sia. Un altro Layer 1, per caso? Non lo so. Cosa ne pensi di Atrix Protocol? Che è? Che è? Ragazzi, calma con queste altcoin. Lo sapete che non sono preparato. Io le altcoin non le conosco. Non le conosco. Parlaci dell'hard fork di Cardano. Ce l'abbiamo fatta, ha forcato Cardano. Smart contract operativi, ma io non ne ho ancora usato uno. Vediamo cosa succede e quando ci sarà i primi DEX a disposizione, si farmerà e vedremo, potremo tirare le prime somme. Non vedo l'ora. Facci godere con Atom. Ragazzi, è Atom che ci fa godere, non sono io, per adesso perlomeno. No, scherzi a parte, Atom io è da un po' che lo sto iniziando a seguire perché sapete col discorso di Columbus 5, ma in generale la DeFi su Atom sta crescendo e insomma è rimasto sotto i riflettori per tanto tempo, non se l'è filato nessuno, un sacco di chain sono costruite col Cosmos SDK, con Tendermint che è tutta roba sua e non ha mai avuto questi riflettori puntati addosso, quindi magari potrebbe essere il momento. Non vuol dire comprate Atom, mi raccomando, non fate questo errore di dire cioè io sono gasato uguale comprate Atom. Fate sempre quei ragionamenti, io d'ora in poi lo ripeterò sempre, sappiatelo, anche a costo di far venire la nausea, ma visto che ci sono tanti neofiti adesso, tante nuove persone che stanno approcciando il mondo delle cripto, certi concetti di base li ripeterò ad nauseam proprio, quindi ragionateci, studiatevelo Atom, davvero ne vale la pena, andate ad approfondirlo, capirete il valore che ha e poi magari domani dampa. Questo non vuol dire, sapete la speculazione quanto regna sovrana in questo mondo. Ciao Luca, ci guardi Nexo? Volentieri Nexo, vediamolo come va, su Bitfinex. Urca, bello, bellissimo, fantastico, vediamo su Huobi che c'è da un po' di più, ma scusa, sono grafici diversi, ma è lo stesso Nexo. Ah beh sì, perché questa candela è il giorno del listing, quindi ci può stare. Allora torniamo di là. Torniamo su Huobi, che c'è uno storico un po' più lungo. Allora, che dire? Nexo, secondo me, ha avuto un po' di batosta quando non distribuiscono più i dividendi. E ti dico la verità, io al momento c'è un grafico atroce, bruttissimo. Questo è un gigatop che prima di essere superato, tra l'altro, passerà del tempo. È da farm and dump anche Nexo, che c'è la possibilità di ottenere le ricompense in Nexo, ma sempre farm and dump. Autocake di PancakeSwap è ancora sicura, 86% di APY, ma ragazzi, Autocake di PancakeSwap è ottimo, nel senso è da sempre stato un'ottima risorsa, perché Cake comunque ha sempre performato bene. Adesso dobbiamo vedere cosa vorrà combinare nel prossimo futuro, perché sta palleggiando all'interno di questo range, vedete? Tac, da 5.003 sopra a 3.006 sotto. Come dicevamo anche le ultime volte, al momento la zona di domanda è 3.005 dintorni. Finché tiene, ci sta. Considerate che con il pool di Cake avete la rendita in Cake, quindi siete esposti al prezzo di Cake. Quindi quella è la cosa che deve essere più chiara in assoluto, oltre all'APY. Cioè l'APY è bello, ma se Cake dumpa, non te ne fai molto dell'APY, ok? Quindi mi raccomando, consideratelo. È vero, Cake è un buon token, tutto sommato, perché ha delle tokenomics fatte bene, PancakeSwap comunque è notevole e quant'altro. Per il momento basta, nel senso, questo è il discorso, è sempre valido. Poi vediamo un attimino altre piattaforme DeFi appetibili su Arbitrum. Può darsi che faranno airdrop anche le piattaforme che hanno già un token. La vedo più difficile, quelle che hanno già un token. Non credo sia mai successo. Non lo so. Potrebbe succedere, ma secondo me è molto meno probabile, ecco, mi sento di dire questo, perché andare a diluire così i loro token, cioè, farebbe un po' girare le scatole agli holder, credo, quindi lo vedo molto meno probabile, ecco.
Pareri sul grafico di CHZ. Andiamo a vedere CHZ Bitcoin. Tac. Guarda, idem quasi come Cake. Pump, lateralità totale. Vediamo il settimanale cosa dice. Non bellissimo, cioè è in storno, ecco, facciamo, vediamola così, è in questo canale di storno. Vediamo come, quando ci saranno segni di domanda, si potrà anche andare a valutare un eventuale entry long speculativo, ma per adesso lo vedo molto molto in storno, ecco. Ma Luna fino a dove arriva? Hai letto il nome per caso? No, no, sto scherzando ovviamente. Guarda, non ne ho idea, io non ho, cioè sì, ce l'ho la sfera di cristallo, ma mi dice un giorno una cosa, un altro giorno un'altra. Non lo so dove arriva, so solo che è molto esteso e bisogna fare attenzione. Questo è poco ma sicuro, e lo dico da investitore in Luna, lo sapete che io investo in Luna, ho il mio piano d'accumulo e continua come tale anche se è esteso, ma perché è un piano d'accumulo e quindi il suo obiettivo è proprio mediare il prezzo nel tempo. Spero che ritracci presto, io ve lo dico perché sono più contento. Poi cosa abbiamo? Come vedi Sol nei prossimi giorni, ragazzi, ma come potete farmi una domanda del genere? Nei prossimi giorni? Questa è sfera di cristallo pura, purissima, cioè non esiste, nei prossimi giorni potrebbe salire, scendere o lateralizzare, è questo il discorso. Scherzi a parte, possiamo andare a vedere l'andamento che ha, che è esteso anche lui, cioè c'è un rischio estensione molto molto grosso. Adesso c'è stato un po' di storno, volendo possiamo anche dire che, andiamo a vedere anche sulle 4 ore che cosa abbiamo, vabbè qua ci siamo dentro, il prossimo livello, teniamolo sul daily, va, il prossimo livello di supporto potrebbe essere qua 28-30.000, che mi rendo conto è un altro dampino, però cioè un grafico del genere io non lo toccherei speculativamente, io sinceramente mi spavento dalle fasi estese, quindi preferisco starne fuori. Sì, magari domani pompa e io me lo son perso, ma non è quello, cioè anche il trading non vuol dire quello, dire speriamo che domani pompi, cioè ci vuole strategia anche lì, no? Un minimo di setup, qualcosa. Poi vediamo un po', non so se hai guardato il grafico di Polkadot. Sì, l'abbiamo guardato e quindi ti devi vedere la differita su YouTube. Oh sì. Poi, allora, vediamo un attimo, qualche ultimissima domanda. Dove posso spostare i token Coinbase che ho su Binance? Sai che mi sa che li devi vendere, Li devi vendere, semmai comprare su FTX. Su FTX ci sono ancora le stocks tokenizzate. Yes, poi, dai un'occhiata a VRA, token dell'exchange asiatico OKX, VRA, questo, Veracity, wow, non male, ma occhio al falso breakout, ho fatto un falso breakout qua che c'è di meglio, però tutto sommato il grafico è abbastanza bullish. Sono curioso di vedere dove farà il prossimo low, su time frame magari più ampio, tipo il settimanale anche, oltre al giornaliero, che oddio, se poi qua si mette a lateralizzare potrebbe fare un altro rialzo. È un grafico un po' isterico questo, un po' difficile da leggere, tante shadow, cioè shadow e anche body spessi, cioè candele lunghe. Sul daily diventa un po' complicato. Anche qua vedete quante shadow, è un po' irregolare, non lo so, non, io starei a vedere dove fa il low, ma poi sicuramente va a finire che pompa prima che si aprirebbe la posizione. Non sembra fatto male, ma questo è legato al gaming o sbaglio? Perché non è la prima volta che mi capita all'orecchio, Non è affatto la prima volta. Ma VRA riguarda il token USDK che sta su Saber? No, non credo. VRA è Veracity si chiama, no? Veracity. Andiamo a vedere CoinMarketCap. Era legato al gaming, mi ricordo, perché quando mi sono dato una, ho fatto una panoramica del mondo gaming, aspettate che metto la Night Mode, VRA, eccolo. Mi ricordo che questo aveva a che fare appunto col gaming e website. Tac. Ah, forse con lo streaming anche, sì, ecco perché mi ero interessato, con lo streaming, gli sports, magari ne potremmo anche parlare.
Mi ricordo che mi aveva colpito un po'. Vabbè, è presto, lasciamo stare per adesso. Allora. Segui i progetti di Solana? Direi di sì. Abbastanza, dai. Cerco di star sul pezzo. Shiba Inu è una scommessa che hai fatto anche tu? No, assolutamente no. Io odio le shitcoin, le detesto con tutto me stesso e non ne voglio sentire, non le voglio neanche sentire nominare. Luca, conviene prendere le mystery box su Binance NFT e poi rivenderle? C'è comunque un profitto, anche se piccolo, nel caso di NFT non rari? Dipende dal periodo, perché io mi ricordo che l'avevo fatto in un periodo di domanda abbastanza spinta per gli NFT e c'era profitto. Del tipo, ho speso 10 euro per una mystery box e ne avevo guadagnati 25, quindi non è quel profitto da dire wow, mi ritiro, basta, pensione anticipata, però di solito sì. Allora, consigli per esporsi al play to earn, ecco, un altro video interessante potrebbe essere quello del play to earn. Algorand ne parliamo, quindi tenete la vostra FOMO viva perché arriva presto un video su Algorand e anche sugli altri Layer 1. Poi, allora, adesso, momento grafici, partiamo da Bitcoin. Bitcoin che oggi ha risentito di questo scossone da Litecoin, pure lui, guardate, cioè assurdo come tac tac queste due candele che vedete verde e rossa siano proprio in contemporanea di quella follia di Litecoin e Walmart, no? Quella fake news. E al momento, ripeto, abbiamo il supporto a 44-45 mila che sta tenendo. Questo supporto è un po' la nostra ancora di salvezza, perché se tiene, ci tiene vivo questa zona di prezzo e quindi non altera la struttura, che rimane, vedete, massimi e minimi crescenti. Soprattutto minimi per il momento, ok? Perché fare un minimo decremento, questo è un equal low in realtà al momento, però come blocco, diciamo, come macro, è ancora un minimo crescente. Se andiamo a rompere questo livello, tac, e andiamo a fare un lower low, e allora lì vedete che la struttura è compromessa. E quindi bisogna andare a cercare il prossimo low e il prossimo high, e soprattutto avremmo una spunta, cioè una conferma sul fatto che abbiamo fatto un lower high, passando da 60.000 a 52.000. Adesso quindi dobbiamo vedere innanzitutto se questo lower high è confermato, perché finché rimaniamo in questo range potrebbe non essere confermato, perché potremmo fare un mese, due mesi di range e poi ripartire e fare un higher high, non è escluso. Potremmo fare mesi di range e poi dumpare, allora lì si faremo il lower high e sarà ancora più forte se facciamo più range, no? Perché se adesso andiamo a ritracciare ancora, magari facciamo un canalino di ritracciamento e poi ripartiamo, oppure magari facciamo una cosa così, un higher low, poi ritorniamo su, lateralizziamo un po', facciamo una cosa del genere e partiamo. Capite che invece se il range diventa duraturo e poi andiamo giù, diventa un po' più complicato, ecco, soprattutto se poi il breakdown viene confermato e prosegue, perché andiamo a fare un top molto forte qua sopra, cioè più durano questi costrutti e peggio è tendenzialmente. Quindi al momento ci troviamo davanti a una zona di domanda che è qua, che è un possibile entry long anche volendo, per chi vuole andare a speculare su quello. Al momento io me ne sto, non sto aprendo posizioni, lo sapete, ve le condividerei. Con volendo uno stop o qua sotto questa spike di follia, oppure sotto i nostri 39.000 se si vuole fare una cosa più di ampio respiro, in particolare con la chiusura della candela qua sotto. Abbiamo un rischio di questo tipo e un rendimento potenzialmente maggiore se andiamo a fare una prosecuzione rialzista. È altrettanto vero che le probabilità al momento di prosecuzione rialzista non sono così favorevoli, cioè non sono neanche sfavorevoli, perché comunque la struttura rimane positiva, minimi e massimi crescenti, abbiamo il falso breakout che è l'unico contro, però tutto sommato probabilisticamente non siamo bearish, estremamente bearish, ok? Quindi non è così insensata la cosa. Combinando probabilità e il rapporto rischio-rendimento si calcola la potenziale profittabilità di un trade, il senso, no? Che un trade ha. Se fossimo in maniera totalmente bearish e ci fosse lo stesso setup, chiaramente sarebbe una cosa sconveniente, no? Sarebbe molto improbabile un eventuale ulteriore leg up se fossimo anziché con questa situazione, con una situazione opposta di downtrend. Altrimenti
cosa abbiamo? La possibilità di attendere la risoluzione del range, quindi a rialzo o a ribasso. Chiaramente una volta che l'avremo, a rialzo vuol dire andare a riprendersi anche i 53.000, perché adesso abbiamo questa zona come top. Non basta più andare qui, perché poi potremmo fare un'altra mossa del genere, visto il falso breakout. Andarci a riprendere i 53.000 e quindi lì avremmo ovviamente più possibilità di risalita. Magari in caso di break qua sopra, un entry anche qua dentro ci potrebbe stare. Sarebbe un bel setup, tra l'altro, se accade. Altrimenti, che dire, se lo perdiamo dobbiamo andare a vedere dove va a fare il low e in base a quello andare a impostare l'operatività successiva. È possibile anche volendo andare ad aprire lo short speculativo, però insomma attenzione anche a shortare qua giù, perché poi sui 30.000 c'è sempre una domanda veramente importante. Magari questa domanda nel frattempo si è alzata se l'intenzione è quella di fare un higher low, quindi si potrebbe arrivare ad avere comunque una finestra di short molto molto costretta, perché il primo supporto è già tra i 39 e i 40.000. La situazione più bearish la si avrebbe perdendo i 39.000, come sempre, perché ritorneremmo nella zona di bottom e quindi sarebbe una sorta di equal low che, combinato con lower high, andrebbe a creare una situazione anche macroscopica non gradevolissima. Io spero che non accada, sinceramente, altrimenti incrementerei lo short di copertura. Questa è la situazione su Bitcoin. Non ci sono troppi aggiornamenti dalle ultime volte e il quadro rimane questo. Poi andiamo a vedere Ethereum invece. Quindi Ethereum Bitcoin, tac. Ethereum Bitcoin non male, perché comunque vedete che questo supporto tiene al momento 0.0072, potenziale entry anche ancora valido, con stop volendo qua sotto ci può stare, su ipotesi di trend following in caso di rottura di questa zona, perché se l'ipotesi è che andiamo a giocare fin qua, cioè non ha senso avere un rischio rendimento del genere che è sfavorevole, allora magari potrebbe aver più senso una cosa speculativissima con lo stop incollato qua sotto, però non è nel mio stile, insomma dipende sempre dagli obiettivi. Da un punto di vista più macroscopico invece non è affatto male, perché guardate, abbiamo un bel po' di attacchi a questa resistenza, abbiamo comunque i minimi che sono crescenti, si avvicinano, questo supporto al momento tiene e quindi, ripeto, niente male come impostazione, anche perché Ethereum, dai, tutto sommato quest'anno e il prossimo dovrebbe avere in serbo un po' di cartucce interessanti. Poi cos'altro abbiamo? Dunque andiamo a vedere la cap totale che ha fatto una specie di equal high, dai, concediamoglielo questo, e al momento sta un attimino ritracciando, vediamo, si trova, che è un casino incredibile qua, ho fatto pure con Fibonacci, ma Fibonacci lasciamolo, questo lo sposto un po' più in alto perché sul settimanale è meglio. Spostiamo anche questo qui, togliamo quelli del giornaliero, dai, facciamo una cosa un po' più macroscopica. Abbiamo, guardate, questo supporto al momento, dato da questo precedente high settimanale, e è quello che per ora ci sta sostenendo sul settimanale. Guardo la cap totale perché è un po' come fosse un indice, no, del mercato cripto, non solo Bitcoin ma anche le alt, quindi a volte ha un potere un po' più di, non lo so, a volte si comporta meglio il grafico, è più leggibile. Questo lo sposto ancora un po' più su perché è il supporto ancora successivo, 1.75. Per il momento questo tiene, quindi qui di bearish non c'è niente, cioè è veramente bullish questo grafico, rendetevene conto, cioè è notevole. E se dovessimo andare a recuperare questi massimi, quindi basterebbe veramente un'altra botta a rialzo come si deve, e caspita, qua ci avremmo una valangata di un rialzo importante, ecco, ma mi aspetterei un bull market, un altro ciclo bullish, però è ancora, purtroppo si è allontanato un po' con quest'ultimo storno. Fatto sta che quest'ultimo storno, letto così, non spaventa, ecco, non spaventa ancora, detto in tutta sincerità. Bene, bene, questo è quanto per quanto riguarda un po' di graficozzi. Analisi on chain, giusto, allora, guarda, adesso facciamo così, me lo segno, e d'ora in poi facciamo sempre l'angolo analisi on chain, perché non è la prima volta che me lo dite. Quindi taccuino alla mano, analisi on chain, visto che può essere interessante. Dai, d'ora in avanti nelle live aggiungiamo 5-10 minuti di analisi on chain.
Mi avete convinto. Bene, allora io oggi vi saluterei perché abbiamo superato l'ora. Grazie come sempre a chi si è abbonato, vi ringrazio di cuore. Per voi, se avete Amazon Prime, è gratuito, per me è una piccola donazione, ma davvero vi ringrazio del sostegno che mi dimostrate ogni giorno. Noi ci rivediamo mercoledì in live, come sempre. State sempre sul pezzo, mi raccomando, perché è un periodo storico particolare che potrebbe riservarci sorprese piacevoli, quindi vale la pena seguirlo e andiamoci, studiamo, vale la pena studiare, ci ricompenserà senza ombra di dubbio. Buona serata a tutti quanti, un carissimo saluto e a mercoledì, ciao a tutti.